Sui tempi avevo cantato Vittoria troppo presto, non avevo visto che c'erano due interventi ad ogni fascia oraria, quindi in realtà manteniamo il nostro ritardo di mezz'ora. Allora, grazie a Federica Fricano per dettagliarci gli aspetti delle politiche europee e circa un quarto d'ora disponibile. Allora, cercherò di essere super rapida, anche perché in realtà molte delle cose che vi dirò io sono un po' state accennate anche nelle presentazioni di Marina Emanuela. Io sono Federica Fricano, lavoro nella direzione di Francesco La Camera, mi occupo di tutte le attività europee, di coordinare la nostra partecipazione ai tavoli negoziali europei, quindi su direttive, regolamenti, decisioni e seguo il negoziato internazionale sul cambiamento climatico. Allora, io vi presento un po' qual è il quadro europeo, di cosa si è dotata l'Europa per il raggiungimento degli obiettivi che ci siamo posti per il 2030 e che sono stati comunicati nell'ambito dell'accordo di Parigi nel quello che è chiamato l'NDC europeo, cioè il National Determined Contribution da parte dell'Europa. Allora, un piccolo passo indietro, come voi forse ricorderete, gli elementi principali del quadro clima energia sono stati definiti dal Consiglio europeo di ottobre 2014, quindi dai capi di Stato e di Governo che hanno dato le indicazioni sui target e sulle principali misure che l'Europa avrebbe dovuto mettere in piedi per il raggiungimento di questi target. Anzitutto il target, ci siamo dotati di un target di almeno il 40% a livello domestico entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, un obiettivo del 27% per il consumo delle energie rinnovabili, un aumento del 27% dell'efficienza energetica e il completamento del mercato interno dell'energia con l'obiettivo per le interconnessioni. C'è da dire che rispetto all'obiettivo del consumo di energie rinnovabili e di efficienza energetica, le cui direttive sono ancora in negoziazione, in realtà questi due obiettivi sono già stati innalzati, cioè nell'accordo generale raggiunto al Consiglio l'obiettivo delle energie rinnovabili sono passati al 30% e si discute nel dialogo che c'è tra Consiglio, quindi rappresentazione degli Stati membri e Parlamento europeo di innalzarlo intorno al 33% e l'efficienza energetica, se non mi sbaglio, la discussione sta tra il 31 e il 32%, ma di questo sicuramente vi parlerà la mia collega che parlerà dopo di me. Gli obiettivi di riduzione dei gas serra sono poi stati declinati nei due settori di cui parlava Emanuele, cioè il meno 43% rispetto ai livelli del 2005 per quello che è chiamato il settore ETS, che è il settore che comprende quindi la produzione elettrica, la raffinazione e le industrie fortemente energivore, cioè quelle industrie che consumano molta, molta energia e sono l'acciaio, il cemento, la carta, e il 30% rispetto al 2005 per tutti gli altri settori che normalmente vengono definiti come non ETS. Le conclusioni del Consiglio europeo hanno comunque anche indicato che nell'ambito delle riduzioni del settore non ETS dal 2020 in poi sarà compreso anche il settore LULUCF e naturalmente ha indicato che bisognava pure andare a guardare le misure necessarie per la riduzione delle emissioni e aumentare l'efficienza energetica del settore dei trasporti che, come abbiamo visto, per l'Italia ha una componente importante. Allora, per quanto riguarda la direttiva ETS, abbiamo detto che regola il settore delle emissioni, le emissioni nei settori industriali. In Europa ci sono circa 11.000 installazioni, di cui circa 1.000 sono in Italia. È un sistema di cap and trade, ovvero vuol dire affissare un ammontare massimo di emissioni che poi per la maggior parte vengono messe all'asta e acquistate dagli operatori. In modo da dare la possibilità agli operatori di scegliere cosa è più conveniente, se operare delle riduzioni all'interno dei propri sistemi o acquistare quote da altri operatori che invece hanno ridotto le proprie emissioni e che quindi hanno quote a loro disposizione da poter vendere. Le caratteristiche del sistema ETS è da questo sistema di cap and trade,
che è unico a livello europeo, quindi non è diviso per gli Stati membri, ma è un unico quantitativo stabilito a livello europeo, viene poi nel corso degli anni stabilito una percentuale di riduzione del quantitativo e come dicevo il sistema di allocazione delle quote viene tramite asta, con i proventi delle aste vengono una parte dei proventi delle aste, circa il 50% dei proventi delle aste vengono poi riutilizzati per i fini ambientali. Esiste poi una porzione di questo ammontare totale di quote, viene distribuito a livello gratuito per tutti quei settori che sono soggetti al carbon leakage. Per carbon leakage si intende generalmente la potenziale delocalizzazione dei settori in altri paesi, perché il costo dell'energia o della riduzione delle emissioni in Europa sarebbe troppo elevato, quindi per evitare questo effetto viene riconosciuta ad alcuni settori appunto esposti un'allocazione gratuita. La direttiva ETS, che comunque è in funzione dal 2003, è stata recentemente rivista proprio per tenere conto degli obiettivi stabiliti per il 2030, quindi è stato aumentato il fattore lineare di riduzione del cap annuo dal 2020 al 2030, il 57% del cap sarà emesso all'asta, il totale, il restante è invece quello dedicato alla distribuzione gratuita, con un 3% che può variare in funzione delle condizioni, per evitare l'applicazione di un settore, quello che è chiamato il cross factorial sector, che sostanzialmente opererebbe una riduzione per mantenersi dentro il cap, opererebbe una riduzione trasversale senza tenere conto dell'effettiva situazione dei vari settori. L'allocazione gratuita viene normalmente fatta in funzione dei benchmark. E un altro elemento introdotto importante dalla direttiva, perché come voi probabilmente sapete il problema in realtà del sistema ETS fino adesso è stato che la quota di carbonio non hanno raggiunto dei prezzi elevatissimi, quindi probabilmente non spingendo a una decarbonizzazione spinta dei vari settori. Per evitare questo problema, questo è stato dovuto principalmente a una sovrallocazione, cioè un quantitativo di quote messe all'asta maggiore in realtà del fabbisogno negli anni passati, l'Europa si è dotata di un sistema che è la Market Stability Reserve, che è una riserva nella quale, a seconda dell'andamento del mercato, secondo determinate percentuali, una parte di quote può essere sottratta dal mercato e messa nella riserva, proprio per cercare di evitare che il prezzo del carbonio scenda a livelli troppo bassi. Oltre alla direttiva ETS c'è anche la parte che riguarda l'aviazione, il settore per l'aviazione. Ovviamente all'inizio l'Europa si era dotata di un sistema per le quote anche nel settore aviazione, che comprendeva tutti i voli che sarebbero arrivati in Europa, quindi anche quelli extraeuropei. So se avete seguito probabilmente le polemiche che ne sono conseguite, alla fine per questioni anche di commercio e di compliance da parte dei paesi extraeuropei, il sistema è stato alla fine applicato solo ai voli intraeuropei, quindi quelli che riguardano lo spazio economico europeo. Nel frattempo però è stato portato avanti un negoziato anche a livello internazionale nell'ambito dell'ICAO, che è l'istituzione internazionale che regola appunto l'aviazione, nell'ambito del quale si è finalmente raggiunto un accordo per un sistema per la riduzione a livello internazionale delle emissioni, attraverso questo sistema che viene chiamato il CORSIA. Il CORSIA è un sistema appunto per la riduzione delle emissioni, al quale per adesso i paesi partecipano in maniera volontaria, l'Europa e l'Italia partecipa in maniera volontaria, ma che poi dal 2021 dovrebbe teoricamente, dopo una fase di test volontario, dovrebbe entrare in vigore. In questo senso la direttiva aviazione è stata rimodulata per continuare la regolazione del settore aviazione solo per i voli intraeuropei, nell'attesa di vedere come si evolve il sistema Corsia. L'altro aspetto invece che abbiamo visto con Emanuele e Marina è l'effort sharing su tutti i settori non ETS.
Abbiamo detto che i settori non ETS, l'Europa ha deciso di dotarsi di un obiettivo del 30% al 2030 rispetto al 1990 e questo si è tradotto in una distribuzione, perché nell'ambito del regolamento for sharing questo obiettivo, contrariamente a quello che ETS, che è un obiettivo europeo, viene suddiviso tra i vari Stati membri. La divisione è avvenuta in funzione sulla base del PIL pro capite per il 2013 e l'obiettivo per l'Italia è pari al 33%. Tra l'altro, durante il negoziato, questo obiettivo in realtà, cioè quello europeo del 30% poi suddiviso tra i vari Stati membri, è stato leggermente aumentato perché è stato scelto un diverso punto di partenza. Previsto dalla Commissione nel 2020, questo punto di partenza è stato anticipato ulteriormente di 7 mesi, quindi questo vorrà dire minori quote a disposizione e quindi una maggiore percentuale di riduzione al 2030. Chiaramente il regolamento comprende anche una serie di flessibilità, alcune sono legate alla possibilità nei settori ETS di avere un trasferimento di quote solo per i paesi che hanno un PIL elevato, sopra la media, più elevato rispetto alla media europea, e quindi l'Italia per il 2013 non era così, quindi non è compresa in questa flessibilità. L'altra flessibilità è la flessibilità invece dell'ULUCF, cioè il poter utilizzare sostanzialmente dei crediti derivanti dalle attività appunto l'ULUCF. Il regolamento for sharing prevede un'ulteriore flessibilità che è stata attribuita appunto a quei paesi, tra cui l'Italia, che avevano un PIL pro capite minore rispetto al medio periodo nel 2013, con la creazione di una riserva di sicurezza, cioè un quantitativo di quote che verranno messe da parte e che potranno essere distribuite solo tra quei paesi, qualora ne avessero necessità e comunque, posto che l'obiettivo finale europeo del 30% sia raggiunto, nel caso che questi paesi raggiungono al 2020, facciano più di quello che era previsto loro facessero per il 2020, come il caso dell'Italia, come è stato già raccontato da Emanuele e Marina, perché l'Italia nel 2020, qualora le cose dovessero procedere come stanno procedendo adesso, potrebbe raggiungere, superare il proprio obiettivo ed avere un cosiddetto overachievement rispetto alla riduzione delle emissioni di circa un 200 milioni di quote. Infine il regolamento LULUCF, abbiamo detto che la novità è che il Consiglio europeo ha introdotto nel sistema per la riduzione delle emissioni e di contabilizzazione anche il settore LULUCF, dove viene stabilito un obiettivo per ciascuno Stato membro che deve raggiungere la neutralità tra emissioni e assorbimenti, questa la cosiddetta not every rule. Bisogna stabilire un nuovo sistema di contabilizzazione c'è un processo per la revisione dei livelli di riferimento per le foreste che saranno gestite, quindi dovremo fare un piano nazionale di contabilizzazione forestale, è un processo di collaborazione insieme alla Commissione per ristabilire i livelli di riferimento. Infine l'ultima recente proposta è quella del regolamento CO2 auto e van, che è stata recentemente presentata, che dovrebbe teoricamente andare a regolare il famoso settore dei trasporti. Definisce un target per l'Europa dopo il 2020 di una riduzione in realtà ne definisce due di target, uno al 2025 e uno al 2030, con una riduzione del 15% nel 2025 e del 30% nel 2030. Non vengono qui definiti ancora i grammi per chilometro, perché ovviamente bisogna aspettare il 2021, quando ci sarà fatta una verifica rispetto ai target, se sono stati raggiunti i target del 2021, poi rispetto a questi si applicheranno queste riduzioni indicate. Gli obiettivi anche qui sono declinati a livello annuale e sono degli obiettivi non al paese ma ai costruttori, e questo è importante, cioè non sono degli obiettivi per il paese ma sono degli obiettivi dati ai costruttori di macchine. In caso di non conformità sono previste ovviamente delle sanzioni molto salate, viene introdotto un incentivo per l'immissione nel commercio dei veicoli a basse o zero emissioni, quindi qualora il costruttore raggiunga il proprio obiettivo di un certo numero di veicoli a basse emissioni messe in commercio, può, superando questo obiettivo, potrebbe acquisire dei bonus, diciamo, per compensare ovviamente i veicoli
i veicoli invece a emissioni diciamo normali. Un'ultima cosa che forse volevo aggiungere, visto che abbiamo parlato un po' degli HFC, è che in realtà nel 2014 l'Unione Europea si è dotata di un regolamento. Voi sapete che i regolamenti europei sono direttamente applicati negli Stati membri, al contrario delle direttive che devono essere trasposte nella normativa nazionale, e questo regolamento definisce come obiettivo per l'Unione Europea una riduzione dell'80% delle emissioni dai gas fluorurati entro il 2030, quindi anche questo settore in realtà è stato ampiamente regolato. Grazie.